Convento San Francesco a Patti, ove sta per avere inizio l'incontro Non Solo Mimose. Chiediamo alla dottoressa Scolaro, presidente dell'Agapes, da chi è stato voluto innanzitutto questo incontro ed è soprattutto rivolto a chi? L'incontro è stato organizzato, voluto dall'associazione Agapes, di cui io in questo momento sono la presidente, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione La Clessidra, che è un'associazione di volontariato che da tempo si occupa di questo penoso problema che è quello della violenza sulle donne. Lavorando a sostegno e a supporto delle donne che purtroppo anche nella nostra realtà sono vittime e vivono questo disagio e lavorando anche con eventi come questo, cercando di favorire la sensibilizzazione e l'informazione su questo problema che sta diventando veramente di grande rilevanza grazie proprio e purtroppo per le dimensioni che sta assumendo il fenomeno in tutta la nostra nazione. E se noi pensiamo che già dall'inizio dell'anno fino ad oggi sono 56 i delitti commessi sulle donne, insomma abbiamo proprio la sensazione di quanto sia veramente urgente parlare e cercare di divulgare il più possibile l'entità di questa problematica. Anche per poter proprio dare alle donne il coraggio e la forza di denunciare, perché come spesso sappiamo tutti, spesso accade che la violenza si perpetra proprio fra le mura domestiche, quindi è veramente difficile per la donna uscire allo scoperto, denunciare coloro che comunque ai quali sono legati da sentimenti affettivi e che invece di proteggerle purtroppo sono la causa del loro disagio. Voi vi muovete concretamente per quanto riguarda la sfera locale, chiaramente, ma chi avesse necessità di voi, anche con discrezione, come può trovarvi? Certamente esiste un numero verde al quale chiunque può telefonare e si sta provvedendo ad aprire uno sportello che permetta appunto alle donne eventualmente di avere un primo intanto contatto e poi successivamente ci saranno delle persone preparate e competenti in questo senso che smisteranno queste persone ai servizi ovviamente del territorio, ai servizi sociali e ai consultori che sono presenti nel nostro territorio. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo già avuto il piacere di parlare con la dottoressa Camuti, nonché presidente dell'associazione La Clessidra, quindi conosciamo il suo operato e che è lodevole e le chiediamo come vi state muovendo. Noi stiamo facendo queste iniziative, queste conferenze itineranti sulla violenza di genere perché riteniamo che occorre non abbassare la guardia riguardo a questo problema e quindi il coinvolgimento della società civile ci sembra che sia l'elemento clou, l'elemento chiave per poter promuovere una cultura del rispetto verso tutti, ma in particolare verso le donne. Dice ovviamente itinerante, cioè vuol dire che ci saranno varie tappe? Noi abbiamo già realizzato in passato, intorno all'8 marzo, delle iniziative in questo senso, quindi abbiamo fatto su Oliveri, su Cria e quindi continueremo laddove diciamo, anche associazioni amiche vogliono eventualmente approfondire questo tipo di argomento, come è stato per l'Agapes di Patti. E qui dietro alle nostre spalle abbiamo un quadro fortemente simbolico, vuole indicarci appunto il significato? Questo quadro è stato realizzato da un'amica delle nostre associazioni, ha voluto rappresentare proprio l'albero della vita, la donna come albero fondante della vita, però ecco nel corso della giornata lo riempiremo anche purtroppo di foglie e di dolore, perché metteremo su questo albero che reggerà anche questo dolore le storie di tante donne che in questo ultimo periodo sono state uccise. Solo nel 2012 siamo arrivati a 53 donne uccise e quindi vedremo le loro storie rappresentate su questo albero. E in conclusione una domanda che riteniamo fondamentale, chi avesse bisogno di voi? Come? Sì, c'è un numero verde che comunque rivolgendosi anche all'associazione La Clessidra che ha sede a San Piero Patti, il numero verde... Adesso lo... Sì.
Grazie mille alla dottoressa Camudi. Grazie a voi, grazie.